Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo qui nel provare a lasciarci illuminare dalla parola di Dio. La liturgia oggi propone il capitolo quarto di San Giovanni, un Vangelo che descrive la guarigione del figlio del funzionario del re. Sulla scia del Vangelo di ieri, cioè della guarigione del cieco nato, Giovanni 9, è come se la scrittura ci invitasse a proseguire nel cammino della fede, è come se ci tracciasse la strada da seguire in questo percorso quaresimale. Che cosa accade? Abbiamo quest'uomo, funzionario del re, che ha un figlio, purtroppo, che è in pericolo di vita e va da Gesù per chiedergli che lo guarisca. Inizialmente Gesù sembra abbia un tono un po' di ammonimento e gli dice, il testo esattamente dice, se non vedete segni e prodigi voi non credete, riceve una sorta di ammonimento. Ma quell'uomo gli ribatte dicendo, Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. Quasi non ha fatto neanche attenzione, non ha preso in considerazione l'ammonimento di Gesù, come per dire che quando uno è in preda al panico, in preda al dolore, è difficilmente riesce a essere attento a tutti gli aspetti dell'esistenza. E Gesù gli dice, va, tuo figlio vive, va. Ma come va? Non hai fatto nulla. Sembra quasi che tu ti voglia liberare di me. Come faccio a credere? E qui il tema diventa decisamente impegnativo. Ci vuole molto rispetto a parlare del dolore, visto che io ho molto rispetto del dolore, oltre che paura, non farò molti giri di parole, anzi vorrei che passassimo dalle parole alla parola, quella di Gesù, che ci invita a fidarci di lui. L'augurio che ci facciamo oggi è quello di poterci mettere nelle mani del Signore perché ci fidiamo della Sua parola in qualsiasi situazione ci troviamo nella nostra vita. Buona giornata.